Bene, adesso io avrei piacere di parlarvi un secondo di Martina Campi, per come l'ho avvertita io e l'ho sentita io nella lettura delle sue poesie. Innanzitutto, la caratteristica fondamentale di Martina, a mio avviso, leggendola, è quella che lei stabilisce uno strato emozionale. È una cosa importantissima, anche se qualche volta nel pensiero poetico corrente a volte è un po' bistrattato la parola emozione. Invece il terreno emozionale è la base sulla quale costruire poi tutto il resto che fa la parola. Questo terreno Martina lo costruisce benissimo. E su questo terreno costruisce degli incanti, delle acrobazie leggerissime che vanno verso l'alto, che però magicamente riportano al terreno, riportano al sodo, riportano alla questione centrale del vivere, della sostanza delle cose, delle piccole cose, attraverso quelli che non sono voli pindarici, ma sono magie, la magia della parola, che nel suo costruirsi, nel suo agghindarsi, nel suo muoversi, produce l'intento, che è quello di arrivare alle cose semplici, al tempo che viviamo, alle emozioni, al bene, all'amore e alle poche cose sostanzialmente che contano nel nostro vivere. E questo Martina lo fa veramente molto bene. Grazie. Imbarazzatissima ora. Se vuoi continuare, continua. Ti è piaciuto? Prego.